già presentati e depositati dal Movimento 5 Stelle alla Camera e al Senato in tempi non sospetti, che ci auguriamo nell'immediato vengano sostenuti ed accolti da questo governo. Io colgo poi infine l'occasione, come gruppo parlamentare, di ribadire la ferma condanna del Movimento 5 Stelle ad ogni forma di violenza, ogni forma di odio e ogni tipologia di terrore, nonché la nostra vicinanza al popolo francese e a tutti i nostri connazionali coinvolti. Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia di Valeria Solesin, a cui dedichiamo il nostro più profondo rispetto, il nostro pensiero e il nostro saluto. Grazie. La ringrazio. E adesso chiede di intervenire il deputato Renato Brunetta. Prego, ne ha facoltà. Signora Presidente, signori ministri, c'è certamente bisogno di simboli e di gesti per andare avanti dopo tanto dolore, tanti eventi luttuosi, dopo tanto sangue. Per questo diciamo di sì allo spirito e ai gesti che esprimono l'unità nazionale. L'unità nazionale è un valore decisivo nei momenti gravi della vita di un popolo. Visto che ci hanno dichiarato guerra, è bene allora dirigere le nostre energie democratiche contro il terrorismo, piuttosto che consumarle negli scontri intestini. Dunque, unità, signora Presidente, signori ministri, ma unità critica nella verità. Unità certamente nel ritrovarci in piazza Montecitorio un'ora fa a cantare l'inno di Mameli, la Marsigliese, l'inno alla gioia della nostra Europa. In cuor mio, signora Presidente, ho cantato anche l'inno del popolo russo in ricordo dei 224 morti dell'Airbus, di cui 27 bambini, fatto saltare dai terroristi islamici nei cieli del Sinai. Ho cantato anche l'inno del popolo russo, signora Presidente. È stato importante sabato ritrovarci a Palazzo Chigi, immediatamente dopo l'attacco a Parigi e all'Europa. Trovarci al tavolo della coesione nazionale tra le forze politiche presenti in Parlamento e il Governo. Tavolo che, ricordiamolo, è stato Forza Italia a proporre nella risoluzione parlamentare dello scorso 22 aprile. Ma unità critica, signora Presidente, perché la coesione nazionale non significa la pretesa di sottomettere i giudizi politici e culturali dell'opposizione a quelli del capo del governo. Questo è un passaggio fondamentale di questa seduta, signora Presidente. Unità non vuol dire il silenzio della democrazia. Unità vuol dire democrazia, dialettica democratica, opinioni diverse. Unità vuol dire capacità di sintesi. Perché altrimenti, vede, signora Presidente, se valesse almeno un'interpretazione banale delle parole del nostro Presidente del Consiglio, chi non ci sta a questo suo concetto schiacciato di unità nazionale è un nemico della patria, da trattare come un sabotatore. No, signora Presidente, questa non è l'unità. La democrazia è ben altro, un'aula parlamentare è ben altro. Per essere efficace, l'unità nazionale deve diventare unità nel fare. Esige il rispetto profondo delle principali forze politiche, anche quando dialetticamente in contrasto tra di loro. Noi perciò
abbiamo posto e porremo in sede parlamentare delle esigenze precise. Esse nascono innanzitutto da un giudizio. Lo Stato islamico è il cancro, il male assoluto. Va sradicato ovunque si annidi. Richiede però questa azione leadership. Questo cancro richiede leadership per essere combattuto e vinto. Ma l'Europa oggi non è protagonista di nulla, signora Presidente. L'Europa lascia fare al terrorismo islamico, lascia fare all'America di Obama, che di volta in volta decide se intervenire o non intervenire. Per troppe volte abbiamo lasciato fare all'America, anche venendo meno ai nostri doveri. Lascia che l'immigrazione clandestina, voluta e determinata dallo Stato islamico, ci invada. L'unica decisione di politica estera di un qualche significato presa dall'Europa è stata quella di farci del male da soli, colpendo la Federazione Russa con le sanzioni. Questo non vuol dire acquiescenza nei confronti di quanto avvenuto in Ucraina, in Crimea, ma non era quella la risposta in questo momento di crisi, in questo stato della pace o della guerra del mondo. L'Europa è stata impotente, inutile, passiva davanti all'ISIS. Ma vede, io sentendo l'inno alla gioia, il nostro inno, non ho pensato all'Europa in negativo. Ho pensato al mio sogno d'Europa, al nostro sogno d'Europa, al soft power, al fatto che l'Europa deve tornare protagonista. Protagonista per favorire il formarsi di una coalizione internazionale efficace. Ma deve essere un'Europa forte, un'Europa che cresce, un'Europa non divisa tra cicale e formiche, tra chi deve fare i compiti a casa e chi dice quali sono i compiti a casa che gli altri devono fare. Deve essere un'Europa solidale, deve essere un'Europa aperta. L'Europa del nido alla gioia. Bene Obama e Putin al G20, certamente, in quei 20 minuti, in quel tavolino, davanti a tutti. Ma non basta, signora Presidente. L'Occidente è fragile e frammentato. L'Italia, il nostro Paese, il nostro Presidente del Consiglio, hanno il dovere di essere i catalizzatori della buona volontà del fare tra Est e Ovest, senza sudditanze verso nessuno, con quella capacità di dialogo che da De Gasperi a Craxi, a Cossiga, ad Andreotti e a Berlusconi hanno caratterizzato la politica estera dell'Italia repubblicana. Chiediamo, signora Presidente, fuori dalla retorica, fuori dalle chiacchiere, un primo grande fatto a valenza politico-strategica e anche simbolica, che l'Italia promuova la rinuncia unilaterale dell'Europa alle sanzioni contro la Federazione Russa. Questo avrebbe un significato straordinario in questo momento. Al di là delle considerazioni fattuali, al di là delle considerazioni mercantilistiche del dare e avere, avrebbe un significato fondante come quello che unì i popoli nel secondo dopoguerra contro il nazifascismo e come quello di Lepanto che unì la cristianità contro il turco. Ecco, noi abbiamo bisogno di un fatto fondante come questo per ridare leadership all'Europa, per ridare speranza. A questa condizione, signora Presidente, siamo disponibili a una partecipazione piena alle iniziative del governo contro il terrorismo. Ma basta retorica, basta risposte burocratiche, ministro Alfano, basta egoismi, basta miopie. In Italia come in Europa, ritroviamo tutti insieme
lo spirito di lotta per la libertà, per la nostra libertà. Grazie, signor Presidente. La ringrazio, deputato Brunetta. E adesso chiede di intervenire il deputato Cicchitto. Prego, ne ha facoltà. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ha detto il Presidente del Consiglio che è fondamentale che d'ora in avanti si stabilisca una strategia comune a livello internazionale per affrontare questo terrorismo di tipo nuovo. Allora a questo punto bisogna definire con che cosa stiamo facendo i conti. Il Presidente Hollande l'altro ieri ha parlato di guerra. Il nostro Ministro degli Esteri Gentiloni, nella sua intervista di oggi, ci prega di non parlare di guerra. E però cos'altro è se non un'azione di guerra quella che è stata messa in atto a Parigi? A definire la realtà, a mio avviso, ci aiuta il Pontefice. Papa Francesco ha usato un'espressione più articolata e complessa di quella di